Amici di Backdoor Podcast, Simone Mazzola vi parla per raccontarvi quello che è successo tra Gran Canaria e Olimpia Milano. Si può dire ce la si è vista brutta, la si è scampata, ma alla fine l'Olimpia Milano riesce a vincere a Gran Canaria con fatica 106-104 dopo un overtime. Partiamo dalle noti dolenti: l'infortunio di Arturas Kudaitis sembra abbastanza grave, trauma distorsivo al ginocchio, riporta lui il profilo Twitter di Milano, accertamenti per domani, ma la possibilità che sia qualcosa di più grave, più lungo, è viva anche per la dinamica dell'infortunio, dove lui ricade da solo senza colpi, senza cose particolari. Sono generalmente gli infortuni peggiori, anche alla luce del fatto che è uscito in barella e non neanche zoppicando o a braccio. Quindi brutti segnali, un in bocca al lupo ad Arturas Kudaitis e una tegola veramente 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 pesante per l'Olimpia Milano in ottica medio lungo termine di questa stagione. Infortunio anche per Christian Burs, a quello che viene riportato appunto da Gran Canaria, quindi difficoltà fisica, meno male che rientra Nedovic da un certo punto di vista, che ha fatto il countdown sui suoi social. Però per tornare alla partita, tante difficoltà per l'Olimpia Milano, ha dovuto vincere praticamente un quarto, metà del quarto periodo e l'overtime senza Mike James, autore di una prova offensiva sempre e comunque valida, molto, molto importante sia per la creazione che per sé per i compagni, ma non si può disconoscere la prova orrenda difensiva, dove è stato battuto due volte da Oliver, che ha 40 anni e onestamente al primo palleggio non è accettabile che un leader di una squadra di Eurolega possa concedere questa cosa. Sicuramente deve amministrarsi, sicuramente deve dosare le forze perché in attacco è troppo importante. Tutti questi sono ragionamenti assolutamente che vanno nella direzione di Mike James, però in questa serata in certi casi ha ecceduto nel lasciare liberi i suoi uomini e farsi battere abbastanza facilmente. Quindi grande prova offensiva, onestamente da censurare a livello difensivo. Il quinto fallo è stato una sciocchezza, convinto di aver preso la palla, anche lì si potrebbe parlare sulla questione, proprio sciocca l'idea di andare a cercare la palla in quel momento con quattro falli e con la tensione un po' emotiva che aveva, un po' perché effettivamente viene maltrattato fisicamente in certe situazioni, non gli vengono fischiati dei falli abbastanza netti, un pochino perché è proprio sente di avere un credito con gli arbitri in certi momenti della partita. Nonostante questo, ovviamente, la nota positiva è James Nunnally, che probabilmente senza di lui Milano non avrebbe vinto questa partita. Nell'overtime e nel finale quarto periodo è stato semplicemente chiave. L'attacco di Milano non ha per niente brillato nei momenti chiave a livello di organizzazione, a livello di circolazione, a livello di costruzione dei tiri. Ci si è affidati ai singoli, come spesso succede in questi casi, ma come troppo spesso forse succede a Milano, e Nunnally ha fatto i bambini coi baffi, è andato in lunetta, ha segnato canestre importanti, la tripla di Mitzov che sostanzialmente ha messo due possessi nel finale è stata clamorosa contro Rabasseda in step back. Mitzov veramente professore. Però nonostante questo, nonostante 5 punti ancora di vantaggio, ci sono due momenti chiave: la tripla concessa ad Eriksson per il pareggio nei regolamentari, quando onestamente già concedere il primo tiro, arriva al rimbalzo a 4 secondi dalla fine, non può esistere che una squadra non commetta fallo, e qui non c'entra Simone Pianigiani, non c'entra la panchina, non c'entra niente perché il fallo era stato richiesto, ma sono falli che i giocatori devono spendere e devono essere lucidi, e a livello di Eurolega onestamente si richiede che nel momento in cui un lungo prende il rimbalzo e sei sopra di 3 a pochi secondi dalla fine si commetta un fallo e si eviti anche solo la possibilità che Eriksson segni da 3 punti con un terzo tempo andato a un millimetro dalla linea del tiro da 3 punti con tutte le eventuali attenuanti del caso, ma non si deve arrivare a quel momento. In secundis, decisione molto 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 dubbia sugli ultimi liberi di Nunnally, dove Tilly ha fatto una grandissima difesa a mio modo di vedere. Nunnally ha perso l'equilibrio, è caduto, gli è stato fischiato un fallo veramente veramente generoso che poi ha portato un 1 su 2 dalla lunetta e alla conseguente vittoria dell'Olimpia, con Eriksson che non è riuscito a convertire l'ultimo tiro effettivamente da molto molto lontano.
Nanali sicuramente l'MVP di questa partita. Io la darei in coabitazione però con Vlado Mitzov, che è stato veramente chiave in tanti momenti importanti della partita. I punti, 9 punti nel terzo quarto, quando Milano ha dovuto strappare per tornare a contatto dopo un inizio fortissimo, bene, come spesso succede, poi blocco. Gran Canaria ha cominciato a segnare da 3 punti a ripetizione, una difesa onestamente censurabile su Eriksson, e quindi poi addirittura sono andati molto avanti i padroni di casa, e lì è servito lo strappo, un po' con Mitzov, qualche invenzione di James, e si è riusciti a giocarsi il quarto periodo, partita che assolutamente andava chiusa prima per i motivi che abbiamo appena citato. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà, la mancanza di Tarceschi e di Nedovic conclamate ormai, il problema di Gudaitis, il quinto fallo di Mike James, si può tenere di buono sicuramente il risultato, era fondamentale vincere e portarla a casa è stato importantissimo. Ora bisogna resettare con la speranza che Gudaitis non abbia chiuso anzitempo la propria stagione, e sperare che già settimana prossima arrivi un altro risultato positivo, perché serve mettere fine in cascina per un finale di stagione di Eurolega che sarà veramente veramente complicato. Quindi Milano batte Gran Canaria 106-104 dopo un overtime, MVP della partita James Nannali e Vlado Mitzov. Gran Canaria ha lottato fino in fondo, 28 di Eriksson, che ha iniziato in maniera incredibile. C'è ancora vita per l'Olimpia, servirà qualche colpo. Intanto questa sera tornano a casa con una vittoria e con le speranze vive di playoff. Bisogna migliorare, tanto c'è lavoro da fare, ma almeno le speranze sono ancora vive. Un saluto, un ringraziamento e un buon basket da Simone Mazzola.